Ragazzi, questo video è maledetto, quindi chi non lascerà mi piace non solo inizierà l'anno con un'insufficienza, ma la prossima leggendaria che troverà su Clash Royale, ragazzi, sarà il tronco. Quindi affrettatevi, perché io il mio tronco purtroppo l'ho già trovato. Non fate la stessa fine. Sono Flail, bentornati. Siamo qui oggi con un gioco che assolutamente, come piace a mia madre, che è un mix, ragazzi, di ignoranza, cose abbastanza difficili da fare, che unite fanno proprio, cioè, l'equazione uguale bestemmie, ma bestemmie seriamente pesanti. Stavo pensando, ragazzi, se fare o no il rituale, anche perché, visto che è un video maledetto, la maledizione vi impone già di mettere un mi piace. Quindi il rituale sarà semplicemente scrivere qua sotto nei commenti la parola tonno, e una volta scritto questa parola vi libererete totalmente dalla maledizione. Come funziona, ragazzi, questo gioco? Non so se vi ricordate Gang Beast com'era fatto. Quel gioco mi sembra multiplayer, dove due omini si riempiono di mazzate uno con l'altro, si ammazzano. Questo, ragazzi, è molto simile, però fatto a modalità avventura. Tra l'altro, ragazzi, possiamo anche modificare il personaggio. Vediamo un attimo cosa ci salta fuori. Vi garantisco che si noteranno subitissimo le mie enormi doti da pittore. Ragazzi, ci ho messo 20 minuti, ma guardate che figata. Direte, che cazzo è? A parte la faccia fierissima, ragazzi, ma il problema non è quello. Non mi convinceva una cosa di questo disegno. Non ditemi che è un pene, quello, ragazzi, non è un pene. L'unico uccello che c'è su questa persona è quello che testa, che sembra una gallina. Dovrebbe essere una gallina in teoria. In pratica sembra una ciambella con il becco. Vabbè, lasciamo perdere. Salviamolo subito, ragazzi, sarà proprio lui. Guardate se è fiero come saltella. Non so perché, ma ha disegnato anche dietro, ma è uguale. Raga, cominciamo subito questo gioco che inizia già a essere abbastanza demenziale. Ok, cominciato, adesso non so cosa vuole fare. Se vuole tirare una testata per terra. Ok, praticamente, ragazzi, è caduto come un sacco di patate. Mi sembra che comandi le mani con il mouse. Esattamente. Si muove un po' come uno scemo. Ragazzi, se un salame avesse, insomma, i piedi, girerebbe probabilmente così. Non fate caso come saltella, ragazzi, sembra veramente idiota. Va bene. Questo cos'è? Un ascensore. Dobbiamo superare questa porta. E mi sembra... Ragazzi, perdonatemi, ma dovevo farlo assolutamente. Così, ragazzi, si preme il bottone, appunto. Prendiamo questo coso, che non so se me lo devo trascinare dietro o meno. Per favore, non camminare con il culo. Allora, dobbiamo prendere questo. Serio, ragazzi, serio. Ha la fisicità di un sacco di patate, non scherzo. Ok, adesso dobbiamo premere questi due bottoni. Ok, uno qui e l'altro. Potresti premerlo anche con la proboscide, già che ce l'hai. La prossima porta, ragazzi, è là in fondo. Ho visto, tra l'altro, nelle recensioni che questo gioco, mano a mano, diventa veramente impossibile. Abbiamo raggiunto l'uscita, che dovrebbe essere questa. Per favore, molla questa scatola di tonno che non ti serve a niente. Perfetto, bravissimo. Allora, dobbiamo premere un pulsante, poi l'altro. One eternity later. Forse dobbiamo premere entrambi, forse, non so. Se facciamo così, perfetto, ok, ragazzi, porta sbloccata. Possiamo buttarci di sotto, minchia. Allora, pro player già dal primo livello. Giù dal fosso, ok, can fly. Questo cosa fa? Si sfracella per terra. Premuta di pomodoro coming soon. Madonna mia, che sberla, va bene, ok. Prossimo livello, ragazzi, vedo un treno. C'è un treno e sarà il treno delle bestemmie che tireremo per superarlo, probabilmente. Non riprodurti col treno. Qua c'è una lanterna. Voglio quella fottuta lanterna. Stacca la lanterna. Ho detto staccala. Ma questa lanterna cosa ci devo fare? Devo metterla da qualche parte? Non lo so. È impazzito. È impazzito. È impazzito. È impazzito. Ragazzi, vi giuro che c'è finito da solo. Fuori dal cassonetto, perfetto. Buongiornissimo, salve. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo, ah, prima questa qui. Da bravo. E poi questa qua. Perfetto. Per favore, non ti ingroppare con... No, ragazzi, veramente è scemo. È troppo scemo. La porta è di fianco. Madonna santa, ragazzi, è troppo imbecille. A parte che si controlla abbastanza da schifo. Qua cosa dobbiamo fare? Ok, ragazzi, forse ho capito. Forse ho capito. Dobbiamo andare qua in cima. Dopodiché dobbiamo trainarci con il carrello. Voilà. Perfetto. Madonna, ragazzi, cioè, stratega della Madonna. Ancora qui voglio Napoleone che si pieghi al nostro volere. Non dico ancora come, perché ormai è risaputo, quindi basta. Ok, buongiorno, salve. Io cosa cazzo devo fare? Possiamo lavare finalmente dentro la vasca? No, senza niente, va bene. Dobbiamo raggiungere questa porta qua. Forse dobbiamo trascinarci il carrello. Adesso vediamo se funziona. No, ragazzi, seriamente, ma si può camminare in questo modo? Bravo, come le ballerine. 1, 2, 3, 4 con la gamba. 1, 2, 3, 4. Potresti, ricordo sempre, aiutarti con la proboscide. Interruttore premuto, ragazzi, e porta superata. Altra porta superata per noi. E la prossima dobbiamo bestemmiare molto.
molto probabilmente. Ok, raga, dovrebbe essere l'ultima porta per raggiungere l'uscita, questa mi sembra, eh. Ma se io tipo mi improvviso, non lo so, free runner dei poveri e faccio una cosa del genere. No. Sì che non è buona. Tiriamo sto carriolo qua che in teoria dovrebbe avvicinarsi. Ok, perfetto. Adesso dobbiamo risalire le scale, ragazzi. Dopodiché potremmo provare a tirarci zavorandoci alla colonna. Forse potrebbe funzionare. E vabbè, ragazzi, vabbè. Cioè, qua come trofeo una cassetta di patate. Non ce la toglie nessuno. Qua dobbiamo passare in cima. Non si smonta niente. Beh, perfetto. Ok, ragazzi, perfetto. Livello praticamente l'abbiamo superato. Sempre che non voli giù, che si muove seriamente come un ubriacone. A few moments later. Ok, diciamo che se voleva trovare il modo più stupido per volare di sotto, insomma, ce l'ha fatta alla grande. Ok, prossimo livello. Mi sembra proprio pronto per un film porno. Come piace a mia madre. In teoria dovremmo mettere questa cassetta qua sopra. Per favore, muovi, mettila sopra. Non fare l'idiota, mettici. Non devi ingroppare. Ragazzi, è stupido, si ingroppa le cassette di legno. Non puoi averci dei figli. Che per fortuna. Ok, qua abbiamo un'altra cassa di legno, ok. La fierezza con cui fa verso la cassa di legno. Molla questo. Tira, tira la cassa, tira. È stupido, capisci? Questo gioco è troppo stupido, però vi assicuro che è bellissimo. Cioè, è incredibilmente ignorante. Porta aperta, dunque, vediamo un attimo. La porta è sempre quella, ragazzi. Ha la precisione centrale dei buchi che è incredibile. Qua, dunque, ok, dobbiamo portare il cubetto sopra all'ascensore. Sì, andiamo su così, perfetto. E ma come cazzo passiamo? Dai, per favore, si sposti. Non mi faccia incazzare. Però anche questo è idiota. Fatti da una parte. Ma che cazzo, dai, raga, ma perché si scopa tutto questo? Metti il coso qua sopra e evitiamo di fare le strotte. No, non cader di sotto. Madonna santa. Ragazzi, mi stavano venendo i brividi. Se volava giù la cassetta mi buttavo giù dalla casa. Come al solito manchiamo la porta d'ingresso, perché questo è stupido. Vai con il salto della fede. E vabbè, era più il salto del deficiente. Comunque, insomma, è passabile. Questo così è a posto. Adesso premi quel bottone. Premi il bottone. T'ho detto di prendere il bottone, non gingillarti il menestrello. Stiamo questa sopra il coso, il container. Ok, e mo adesso come passi? Da bravo. Madonna, raga, che pro player. Madonna mia, che pro player. Non far cadere giù il coso e la cassa di legno, che è un macello. Prendi la cassa di legno, smetti di gingillare la proboscide, muoviti. Ma perché si incastra? Giuro che se cadi di sotto il piccione che hai disegnato sulla testa te lo infilo nel c***o. Tira. Perché ho la netta sensazione che mi finirà tutto di sotto. Molla tutto, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Adesso chiamiamo giù l'ascensore. Qua assolutamente colonna sonora trionfale per questo livello superato. Madonna, raga, c'è la vita. Che dire, c'è la proagine oggi è più elevata di uno che riesce ad aprire una scatoletta di tonno con la clip rotta. Perfetto, il prossimo. Cosa sono le lande della morte, raga? Il paesaggio è veramente bellissimo. Adesso perché ho l'impressione che mi farà bestemmiare un casino questo livello. Per favore, non farlo stupido. Aggrappati, tirati su. Non ho neanche capito come funzionano bene le mani. Così la molla e così la premo in basso. Se invece faccio così, la. Ok, ragazzi, ho capito. E dopo circa 40 minuti di registrazione ho imparato anche come si muovono le braccia. Perfetto. Adesso qua la devi far bene. Sì, da bravo. Da una troia. Allora, così la mette su, così l'aggancia e si tira su. Perfetto, ragazzi, giuro che è difficilissimo. Vai, supereroe dei sacchi di patate, vai. Così, non cadere giù che poi sbrocco ancora di più. Ragazzi, ancora la vena poeta che mi viene fuori. Dove vengono fuori le ernie dopo essere caduti di sotto. Non. Bravo, così. Sì, ok. Ok, adesso cosa dobbiamo fare? Allora, facciamo così, non cadere giù, perfetto. Perché si sta ravanando il barbagallo contro una montagna? Mi spiegate il senso? Da bravo, tirati su, sì. Bisogna coordinare benissimo le braccia, altrimenti siamo fregati. Io non voglio arrivare a delle minacce, però se non riesci a superarlo, giuro che ti infilo una pannocchia nel culo, perfetto, ragazzi. Le minacce per via, insomma, di Gran Turco funzionano sempre. Raga, ha più forza di un carro di buoi messicani sto qua. È idiota che piega, purtroppo. Bravo, così, perfetto. Lasciatemi pensare un attimo. Sarebbe troppo semplice spostarle e passare di là, quindi probabilmente dobbiamo tirare questo carriolo, sempre che non rimanga schiacciato. Dopodiché dobbiamo salirci sopra e cercare di scavalcare il muretto. Una mano così, l'altra la mettiamo così, aggancia e tira su. Tirati su, smettila di fare il Si muove come una sogliola, raga. Dobbiamo scegliere se andare avanti da questa parte oppure procedere dall'altro lato. Facciamo una cosa, raga. Adesso so che potrei tranquillamente tirare il carriolo e arrivarci, ma io sono sicuro che con un salto possiamo farcela. Non devi stare per forza 90 quando salti, porca vacca. Ok, ci siamo aggrappati. Perfetto. Tira su quell'altra. Di più. Dai che ce la fai. 6.5 hours later. Vabbè, raga, basta, non ce la fai. Circa mezz'ora che provo, non riesce a tirarsi su. Va bene, proseguiamo per l'altra parte che è meglio. Ok, immagino sia più facile trovare Salvini a letto con un immigrato che superare questo crepaccio, ragazzi. Ma noi dobbiamo farcela.
dobbiamo farcela, sì. Ok, perfetto. E adesso, i muoio da sacco di patate. Tutto in loop. Tutto in loop. Puttana troia all'ultimo. Madonna santa, sei alto. No, 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 no. Non cadere di sotto, ragazzi. Dobbiamo farcela. Dobbiamo farcela. Tira su la mano. Tirala su. No, più di così non ce la fa. Non ce la fa. Dai, vai su che manca poco. Porca troia, raga, che brutta situazione. Non ti lasciare andare, per l'amor di Dio. Tienti stretto. L'unica soluzione è quella di aggrapparsi come un macaco fino ad arrivare al gradino un po' più basso. Dopodiché ci tiriamo, insomma, su da quello. Anche se mi sembra stia calando abbastanza, raga, non riesce a tenersi su più di tanto. Il problema è che mano a mano che andiamo avanti, porca vacca, questo si abbassa perché non riesce a rimettere la mano dove era prima. Dai che ce la fai, non girarti così. Ma perché si gira come uno scemo? Rizzati un attimo. Ma quanto diavolo sarà stupido. Girati, porca troia. Non si gira più. Ok, si è rincogliendo tutto ad un colpo. Ok, 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 ragazzi, siamo veramente a un passo. Siamo un passo dal traguardo. Ok, rimettila, mettila più su, mettila più su. Non ce la mette, non ce la... No, niente, raga, non ce la mette. Non ce la mette, dobbiamo metterla più in basso per forza. No, raga, che ingroppata di traverso. Non ci credo, ho mollato la mano sbagliata. Ma vaffanculo. Non potresti aiutarti sempre con quella proboscide che hai in mezzo alle gambe? Se ci riusciva me la da fottuto premio Oscar. Non ci resta, raga, che lasciare andare la presa. A questo punto non possiamo fare altro che mollare tutto e volare di sotto. Ragazzi, il respawn è qualcosa di epico. Niente, ragazzi, io direi di terminare qui questo episodio perché sto cominciando già a perdere la voce. Ditemi cosa ne pensate di questo gioco. E devo ammettere, ragazzi, che i livelli cominciano a diventare abbastanza stronzi da superare. Io, come sempre, ragazzi, vi invito a lasciarvi un bel mi piace e un commento se vi è piaciuto il video. Iscrivetevi al canale se volete. Trovate Facebook e Instagram in descrizione nei commenti. Come al solito, ragazzi, e che dire? Qui da Flame, l'uomo con il piccione sulla testa e la proboscide sulla maglietta. Ragazzi, vi ripeto, è una proboscide, non è quello che pensate voi. È uscito un altro video alle 14 di Next, ragazzi. Quindi nel caso lo foste persi, trovate comunque il link qua sotto nei commenti. È tutto. Mi chiamo TJ e vuelto a mi ciudad. Como se nota que aquí faltaba ya. Casi que no reconozco al barrio. Ho matado a mi madre, balas del adversario. Voy a vengarla con los Grove Streets. Desde Rider Big Smoke hasta Sweet. Cárgame mi M16. Voy a matar a todo el que se cruce.